deciso di sfidarmi anche qua. Voi direte non c'è partita. Ce l'ho. Partiamo dal colore, è un rosso. Ok, travasalo. Porca miseria. Il conto? Buongiorno ragazzi! Benvenuti nella fantastica Trieste, siamo in Piazza Unità, vi portiamo da Harris Piccolo, 2 stelle Michelin. Siamo arrivati un po' in anticipo. Abbiamo scombussolato tutti i panni della cucina. Ci sta per arrivare l'aperitivo, che a sto giro sarà cocktail. Iniziamo con il rapiglio, gin infuso al peperone, barbabietola. Poi abbiamo una spuma, cocco e curry. E alla fine un sentore di pompelmo. Mentre qui abbiamo il maretini, gin e vodka infuso alle alghe con del plankton, acqua di cedro. E andiamo a terminare il cocktail con una sentenza al limone. Questo giro l'aperitivo coi cocktail, ragazzi. Tra l'altro a me è arrivata una conchiglia. È buonissimo, assaggialo. Il retrogusto di peperone è pazzesco. Il nostro aperitivo all'italiana. Partiamo da sinistra verso destra, formando come una serpentina. Partiamo col primo, il pomodorino nero, solo visivamente. In realtà è una vera e propria parmigiana di melanzane. Si può mangiare direttamente con le mani, come un finger food, togliendo il picciolo. Continuiamo con il nostro bao, cotto al vapore. All'interno troviamo granchio blu e cavolo rosso, conditi con maionese alla senape. Scendiamo e continuiamo con la crocchetta di patate, impanata in pane panco e fritta, con una fonduta di parmigiano 36 mesi e tartufo bianco. Andiamo con il piattino a stella, tartare di capa santa, in saor, pinoli, uvetta e cipolla candita. Sopra abbiamo una chips di peperoni che vi invito a spezzare in modo da sentire tutte le texture in ogni boccone. L'ultimo, una panna cotta al rafano con una salsa di mela verde e sedano. Sopra troviamo un cetriolo marinato nell'aceto balsamico di mele, caviale, Calvisius Prestige e germogli di borragine. Infine il nostro shibori, salvietta aromatizzata con essenze al rosmarino per pulirci le mani a fine aperitivo. E non da mangiare. E non da mangiare. Prima di iniziare con gli amuse-bouche, gin. È un gin che sa di mare. Non saprei come descrivertelo diversamente. Proviamo il tuo. A me tutte le cose che sanno di peperone mi mandano fuori. Cocktail azzeccati. Partiamo con il pomodorino parmigiana di melanzane. Forse c'era cucchiaino, ragazzi. Sono partito con le mani. Quindi adesso per contrasto proverò a mangiare il bao con cucchiaino. No, continuiamo con le mani. Noi siamo migliori amici del bao, lo sapete. Allora, sto tentando disperatamente di ricordarmi gli ingredienti. Il cavolo cappuccio, un cuscinetto morbido di bontà. Anch'io sono molto amica dei bao. Finalmente assaggiamo questo, perché c'era un profumo di tartufo a cui non sapevo resistere. Capa santa. Qui c'è rafano, caviale e tipo altri 17 ingredienti. Leggero, leggero. Abbiamo cominciato con il botto. Andiamo di menù l'incontro, un menù che mixa mare e montagna, le due anime dei due chef. Perché non vi abbiamo detto che in questo ristorante ci sono due chef? L'abbiamo detto, Franci? Secondo me no. Franci sta sbirciando il nome perché non se lo ricorda. Non è vero, tanto sì. Non è vero, io so tutto, io conosco tutto. Mm. Matteo Metullio. L'hai appena letto? Davide De Pra. Matteo e Davide, giusto gli chef. Ok, noi che chiediamo i suggerimenti dalla regia. Due chef che hanno due estrazioni diverse. E questo menù, diciamo, mette insieme le due anime. Ed è quello che ci arriverà con qualche inserto particolare, perché abbiamo detto allo chef, guida tu. Partiamo con il consomé, che mi aiuterà a preparare lo stomaco per le portate successive. Questo consomé viene preparato con soia, miso, mirin, branzino e foglie di canapa in infusione. Andremo ad accompagnare questo consomé, richiamando il sapore della foglia di canapa, friggendola in tempura, accompagnandola da una tartare di branzino, maionese allo yuzu e germoglio di cicoria. Vai Franci, sei tutti noi. Aspetta che me lo lascio per ultimo e addento
la foglia di canapa fritta. La foglia è golosa, croccante, il pesce sopra dà l'acidità, la morbidezza e poi si chiude tutto con un brodino caldo che con il vento che c'è oggi a Trieste è proprio quello di cui hai bisogno. Sì, Franci, siamo al chiuso, eh? Non è che c'è la bora qui dentro la stanza. Illica, vogliamo nei Colli Piacentini, siamo in Emilia Romagna, parliamo col suo 1919, metodo classico Blanc de Blanc, base Santa Maria e Ortugo, una punta di Sauvignon e una punta di Chardonnay. Proseguiamo con una tagliatella di seppia, semplicemente scottata in padella, alla base del piatto una salsa fatta con il nero della seppia stessa, spuma di salsa bernese e mandorle tostate. Allora, ci hanno detto di mischiare tutto insieme, ma tanto io ragazzi prendo tutto insieme e la risolvo così. La cremina acidula ci sta molto bene. Ma la cosa secondo me più buona di questo piatto è la consistenza sotto i denti delle tagliatelle di seppia. Buonissimo, hai ragione, è la tagliatella che è la parte più spiazzante di tutto. A fine video monterò la sequenza di tutte le volte che Franci ha fatto questo gesto sul naso con gli occhiali. Il nostro pane è fatto con farine biologiche friulane, il produttore è Follador, usa grani antichi friulani, lo stesso vale per i grissini tirati a mano. Il burro invece è di Normandia, salato con sale marino di Pirano. Invece l'olio arriva dalla Sicilia, è lo stesso che usano i nostri chef per tutte le preparazioni in cucina. È stato prodotto 2 settimane fa, viene fatto con tonda iblea, è il nome dell'oliva, a pasta gialla, ovviamente un estratto a freddo. Abbiamo anche la garanzia Harry sull'etichetta perché selezionano le olive appositamente per noi. Sì, è vero ragazzi, il pane e burro sono un'arma a doppio taglio perché se ci date troppo dentro rischiate di non arrivare alla fine. Però a me piace quando me li portano. Posso assaggiare il burro? Aspetto. Sta arrivando un piatto. Come se il fatto che stia per arrivare un piatto fosse un problema. Dall'Emilia Romagna adesso ci spostiamo in Francia. Andiamo in Alsazia. Una delle aziende storiche, Roligesman 2010. E qua la sua espressione, il Riesling. La dolcezza alsaziana, però in contrasto con la parte minerale del terroir. Partiamo finalmente col menù degustazione con la prima portata, il nostro toast, farcito con faraona, petto e coscia, cotto a bassa temperatura e tartar di scampi. Viene tostato con un ricciolo di burro chiarificato e si può mangiare direttamente con le mani, intingendolo a piacere nella maionese al wasabi che trovate in alto a sinistra. A fianco ecco la nostra insalata asiatica con essenza all'aneto e per finire il nostro shibori aromatizzato con essenze all'anice stellato. Qui mi sento di fare un commento prima ancora di iniziare a mangiare. Si vede già che è una roba super golosa, ragazzi. Toast, faraona e scampi con maionesina al wasabi. Ciao! La maionese al wasabi iniettatemela direttamente nelle vene, grazie. È la cosa più buona del mondo. Dovevi mangiarci la misticanza. Dimenticato. Ti dico subito che con questo voli altissimo, eh. Questo non può essere cattivo neanche se ti sforzi proprio. Senza nulla togliere all'insalatina che è molto buona, ma capite, passa leggermente in secondo piano in questo caso. Franci, è il tuo momento. Vado in maniera prepotente. Vabbè raga, si vive una volta sola. Non è che ti portano un burro per ogni portata, eh? Ti deve durare tutto il pasto. Fallo anche cattivo. Andiamo in Alto Adige. Azienda è Gravrou, creata da Grasselli e Wurz, marito e moglie. Questo è il GTO 2020, quindi Gewurztraminer, un po' di gelo in macerazione, così da notare questo vino che tira fuori una nota balsamica importante e un tuffo quasi in questo campo di basilico. Proseguiamo con le lumache, provenienti dalla Borgogna, saranno accompagnate dalla trota affumicata Regina di San Daniele, che invece proviene dal fiume Tagliamento qui in regione. Alla base troverete una salsa all'alloro e dei pane raffermo inzuppato in acqua di pomodoro e l'aria sopra è al cocco e curry verde thailandese. Sembrerà pazzesco ma mi ricordo tutto. Trota, lumache, acqua di pomodoro, spuma di cocco e curry verde thailandese, eh? Non ho sbirciato, giuro. Ci sono anche dei crostini di pane, che forse mi sono dimenticato. Le lumache sono molto morbide, delicate, ha molta struttura la salsa che c'è sul fondo, è super piacevole ed è quella che fa da fil rouge al piatto. E visto che la salsa mi piace così tanto, sì, scarpetta check. Dal nord al sud, adesso vogliamo in Sicilia, andiamo sull'Etna. Santa Maria la Nave, parliamo del Mille sul Mare, Greccanico Dorato 2018. Una delle vigne più alte d'Italia, siamo a 1100 metri sopra proprio il livello del mare, ricorda quasi un Riesling. E in bocca invece questa lama che troverai di sale, importante. Ragazzi, vini eccezionali, uno dietro l'altro. Franci va sul burro, Giano va sull'olio. Semplicemente perché se Giano va sul burro, Franci ringhia.
Continuiamo la nostra avventura col nostro spaghettino freddo, capelli d'angelo. Vengono dalla Puglia, sono Benedetto Cavalieri trafilati in bronzo. Vengono cotti in acqua di pomodoro e colatura di alici. Sul fondo del piatto abbiamo una maionese alle mandorle. In cima invece una salsa di anemoni di mare, gambero rosso di Mazara del Vallo, olio, sale, pepe e lime. Infine erba cipollina. Gli chef consigliano di mescolare molto bene. Spaghetto Benedetto Cavalieri, che è quello che noi utilizziamo abitualmente a casa, tra l'altro. Caro Benedetto, abbiamo qualcosa da dire, signor Cavalieri? Che siamo sui fan. Mangio io che mi ricordo. Devo mescolare? Sì, meno male che ti ricordi. È freddo, è acidino, è molto delicato ma contemporaneamente molto saporito. La maionesina di mandorle è super delicata. Detto così lo so che vi fa strano, è molto molto buono. Torniamo proprio a Trieste con la Vitosca, il grande vitigno autoctono della zona del Carso. In questo caso parlo di Paolo Vodopivez, annato 2018 con la sua Vitosca Anfora. Ecco, questo è uno degli abbinamenti storici nostri, proprio un tuffo nel Carso, quindi parte calcarea, minerale, salata. Proseguiamo con il piatto bandiera dei nostri chef, l'è risotto. Questo è un piatto presente sul menù dal 2018, anno di apertura del nostro ristorante. Abbiamo un riso carnaroli che viene cotto in acqua di pomodoro, mantecato con il fitoplancton, ovvero l'oro verde dell'oceano. Andremo ad accompagnarlo con una salsa alle acciughe, gel al basilico, basilico fresco e infine polvere di cappero sopra. Ha un'acidità super spinta, un retrogusto di basilico buonissimo. Vorrei fare l'abbinamento del vino, Giano. Subito, signora. Che buono. Risalve. Basilico, sapore di mare, sapore di sale che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. No, è veramente incredibile, incredibile. Il segreto, e adesso non voglio semplificare, ma io lo dico sempre a Franci, ritengo che sia un po' il segreto di ogni piatto buono, è la nota acida. Cioè l'acidità che c'è in questo risotto è ciò che te ne farebbe mangiare una tonnellata, o no? Giano tenta disperatamente di farsi cacciare dai posti. Disperatamente. Purtroppo il vetro non viene via. Ha questa caratteristica. Mi tocca aggiornare la classifica, ragazzi. Questo piatto è il nuovo piatto più buono assaggiato finora, che mi spazza via, ahimè, il toast iniziale e lo spaghetto. Tanto vi dovevo. Qua siamo nella Repubblica Slovacca, novaggio di Blaufränkisch, Cabernet e Alibernet. Un naso comunque importante, bello, frutta, soprattutto amarena. In bocca, freschezza e acidità. Ricorda più l'idea di un Pinot Nero di grande acidità che di un Cabernet. Eccezionale. Proseguiamo con il tortello. Pasta all'uovo fatta in casa, farcito con carne di agnello alle erbe. La glassatura verrà fatta con succo di rapa rossa. Alla base troviamo una purea di pere che viene aromatizzata con della cannella, chiodi di garofano, vaniglia e anice. Viene accompagnato ulteriormente da una fonduta di robiola di roccaverano. Verrà ultimato con delle scaglie di tartufo istriano. Un piatto super colorato. Vado. E tra l'altro c'è anche una squintalata di tartufo. Incredibile questo colore rosso dei ravioli dato dalla rapa. Roviola di roccaverano delle nostre parti e una base di pere. È fotonico. Batte il risotto? No, però è fotonico. Cabai, Cabernet Franc, annata 2016. Qua siamo nella zona della Goriška Brda, quindi la parte del Collio, però sloveno. Questo è un Cabernet Franc molto diverso. Queste note molto affumicate. Il legno importante che si sentirà, il legno di Slavonia. L'affumicato che andrà a richiamare la parte affumicata del piatto, quindi l'anguilla. Continuiamo con la nostra anguilla, grassata con salsa teriyaki fatta in casa da salsa barbecue e Jack Daniels e infine cottura in salamandra. Viene accompagnata con endivia croccante, susine e una salsa di mele gialle. Per finire il piatto abbiamo aggiunto la vinaigrette. L'anguilla può essere la cosa più golosa del mondo. La salsa teriyaki è dolce, ci sono dei granelli di sale che ti scrocchiano sotto i denti. L'anguilla è tenerissima e il piatto viene completato da questa vinaigrette acida buonissima. Mi è piaciuto veramente tanto quest'ultimo piatto. Acido, dolce, croccante, grasso. Questo piatto le aveva veramente tutte. Il gioco a premi della Harris 2022 con noi finisce sempre allora, male. Allora, io giuro che non vi interrogo. Se sbagliate bisogna lavare i piatti. Perfetto. Ok, se indoviniamo, lavate i piatti comunque. Okay. Ci vediamo dopo. E giuro che è pieno, eh. Ed è tornato il fantastico quiz a premi del bicchiere nero. Hanno deciso di sfidarmi anche qua. Voi direte non c'è partita. Mi basta annusarlo per capire che cos'è. Vederlo no, perché ragazzi, nel bicchiere nero è tutto nero dentro e potrebbe veramente essere Sprite. Ce l'ho. Ce l'ho. Però ci penso un attimo e non mi voglio sbilanciare. È qua nascosto. Ok, ok. Così vi guarda, vi controlla. Il naso è un naso familiare. Sì.
Sono partito bene. Ho detto solo familiare. Vado a chiamare Christian, che è il mio valletto. Ah, pensavo chiamo l'aiuto da casa. No. La tensione si taglia col coltello. Ma è una roba inarrivabile o ce la fate sicuro? Io speravo che mi dicesse no, non ce la potete fare. Invece adesso così mi sento in obbligo di azzeccarlo. Partiamo dal colore, è un rosso. Ok. Ragazzi, il colore l'ho preso. No, dopo lo andiamo a svelare, eh? Mm. Ok, è un rosso. Ah, quindi potrebbe non esserlo. Potrebbe non esserlo. Allora, diciamo che ho la scusante che ho già bevuto 7 vini, eh? Quindi dopo un po' il pH, tutte quelle menate lì, ragazzi, non si capisce più niente dopo, eh? Ma tu hai un'idea in testa? Il vuoto... Travasalo. Almeno vedi il colore. Esatto. La versione facilitata. Porca miseria. Il conto? Questo è da disiscrizione. Ragazzi, se vi disiscrivete non vi biasimo. Questa ci sta, eh. Posso aprire la busta? Vai, vai. Lo conoscete, eh. Torniamo in Alto Adige. Pino bianco, pino grigio, un po' di riso, un po' di Sauvignon e altri 20 vitigni provenienti dalla Grecia. Affinamento in anfora. Ricordo un rosso. Oh, in effetti, la ceca. Ecco, l'ha detto lui, ecco, eh. No, perché comunque un po' di struttura c'è in questo, cioè, bianco. Da un rosso non passi mai a un bianco. Il piatto si stava così bene con un bianco che ho detto, sai cosa? Inganniamo l'ospite. Mettiamo il bicchiere nero. E mi hai fregato totalmente. Ma io volevo fregarmi. Proseguiamo con la nostra agnimella, cotta prima nel latte, successivamente poi rosolata in padella. Sulla destra trovate un purè di sedano rapa. Con lo stesso sedano rapa viene fatto un fondo che è la salsa più scura che vedete nel piatto, mentre la salsa più chiara che vedete è una salsa Beurre Blanc. Al di sopra dell'agnimella troviamo del rabarbaro marinato e del rafano grattugiato a fresco. Devo dire a mia discolpa che il sommelier dell'Harris conosce i nostri video stellati meglio di noi e si ricorda perfettamente dove avevamo già bevuto quel vino, cosa che invece io non mi ricordo, ragazzi, perché io il video, che quando lo monto l'ho già visto 27 volte, poi non lo riguardo mai più. Col cacchio che mi ricordo dove ho bevuto gli altri vini. Sembrava un vino facile, ma secondo me era parecchio difficile. Tutto questo per cercare in qualche modo una scusa del fatto che ho scambiato un vino bianco con un rosso. Ciao! Assaggiamo il piatto in cui tutti gli chef si misurano. L'animella. Nonché bestia nera di tutti voi che guardate il video. Esatto. È incredibile come ogni chef dia la sua personalissima interpretazione di questo ingrediente. È buonissimo. Sai cos'è la cosa più sfiziosa? Il sedano. Animella che peraltro io e te ormai mangiamo solo negli stellati. Non saprei da che parte cominciare a casa. Un vino molto rock and roll, come dice l'etichetta. Siamo a Bordeaux, Domaine de Guillot. Questo è il Pomme and Roll 2019, base classica Merlot, un po' di Malbec e un po' di Cabernet Sauvignon. Questo è il progetto, diciamo, del figlio di Guillot, che ha voluto svecchiare un po' l'idea dei Pomme and Roll proprio. Ragazzi, abbiamo fatto un percorso vini incredibile. È rosso. Mister cambio per Franci. Un'acidità e un tannino molto rotondo, note speziate, molto molto piacevole, ragazzi. Andiamo a concludere i secondi con il Wagyu. Questo è un tipo di carne di manzo giapponese molto pregiato. La marinatura che utilizzano i nostri chef è l'A3. Alla base troverete del baby porro leggermente arrostito al cannello, insieme a una salsa fatta con dell'aglio nero e chorizo. Sopra del caviale Calvicius Tradition e questa polverina che viene fatta con il grasso della carne, sciolto, filtrato e aggiunta della maltodestrina che darà questo effetto a polverina. No, non è parmigiano reggiano. Ci avete pensato, sì? Per un attimo ci avevo pensato anch'io. Non ho capito bene. Riassaggio. La regola matematica per un piatto ben riuscito. Una consistenza golosa al morso. Dolcezza, punta di sapidità, masticabilità interessante. Hai l'equazione perfetta. Un abbinamento analcolico insieme ai formaggi. Una base di tè, Lapsang Souchong, tenero affumicato cinese. Base agrumata, quindi un distillato analcolico di agrume facciamo noi. Cannella, vaniglia e un'essenza al caffè e al cacao. Mi piace molto che durante questo servizio più volte abbiano utilizzato le essenze per completare i drink e i piatti. Piccolo assaggio di formaggi. Partiremo dalla vostra sinistra con il Fran dalle Pere. Questo è un formaggio locale proveniente dalla Valle della Carnia, qui nel Friuli Venezia Giulia, fatto con latte vaccino e pasta dura. Proseguiremo con il Fromage du Maquis, formaggio della macchia, proviene dalla Corsica, è un formaggio latte ovino e pasta molle. Al centro Tomacitana, qui siamo nei Pirenei Atlantici, nel confine tra la Francia e la Spagna. Questo formaggio viene fatto con il latte crudo sia ovino che vaccino. Proseguendo il Langres, questo è un formaggio a pasta molle fatto di latte vaccino. E infine il Passeru, formaggio erborinato considerato tra i migliori italiani, sempre proveniente dalla Valle della Carnia, qui nel Friuli, viene fatto con latte vaccino e pasta molle. Le composte, sempre in ordine, partendo da sinistra, fichi, lime fermentato, kiwi, mango, pere liquirizia.
E infine ad accompagnare con il nostro pan brioche fatto in casa. Poi è una meraviglia. Porchetta! Vabbè, è venuto male. Superate le 3 del pomeriggio, vale tutto, eh. Il nostro predessert. Abbiamo una mostarda di kaki, gelato al mascarpone, alcune gocce di aceto balsamico tradizionale di vino, invecchiato 25 anni, e foglie di timo. È complessissimo da un punto di vista di varietà di sapori, golosissimo. Se ne può avere un altro? Per me un predessert così buono ha tutta la dignità di essere direttamente un dessert. Predessert non significa che non è buono come un dessert. No, però è l'anticamera del dessert. Franci, lasciami dire le mie cose sul mio canale, eh? Il sud, perché coinvolge tutti i sapori tipici dal sud dell'Italia. Alla base una quenelle di gelato alle mandorle, che viene esclusivamente fatto con latte di mandorla. Ad accompagnare queste composte fatte con del limone, capperi e origano. Troverete anche delle scaglie di meringa insaporite con dell'origano. E infine sopra l'origano di Pantelleria, origano siciliano essiccato all'ombra e al vento, da agricoltura eroica. Giano si sta allargando, visto che siamo gli unici rimasti in sala. Comunque ho fatto inquadrature strette, non si capisce che sono andato a fotografare sulla sul davanzale. Tranne per il fatto che ti ho ripreso. Tranne per il fatto che l'ho detto. Sente molto la mandorla, infatti è una quenelle di latte di mandorla. L'origano dà un tocco veramente vincente a questo piatto. L'abbinamento col piatto. Andiamo con la cantina Kettmeyer, siamo sempre in Alto Adige. Moscato Rosa 2018. Un vino in realtà che ha quella dolcezza timida, che bisogna solo che scoprirla. L'ultima coccola dai nostri chef, la piccola pasticceria. Bignè fatto con la pesca, in questo caso il picciolo si può mangiare perché è fatto di cioccolato. Tartufino caramellato con albicocche secche e pepe lungo. Brownies fatto con il cioccolato, fabaione al Baileys e crema alle nocciole, e sopra del tuorlo d'uovo marinato. Tartelletta, limone e liquirizia. L'altra tartelletta è fatta con una crema alla vaniglia e una composta di mela e cannella. E al centro questo gelé fatto con pera, lime e pepe rosso. Procediamo con il Chemex. Consiste in questa clessidra di vetro, forma anche abbastanza innovativa per l'epoca, tant'è che è stata esposta al MoMA di New York. Carta molto assorbente, un'estrazione lenta, molto più intensa, che esalta le note tostate del nostro caffè, del nostro blender. L'acqua è dai 93 ai 97 gradi, quindi non arriva a ebollizione. E scappando di corsa verso il treno, onde evitare di perderlo, facciamo una chiusura volante. Non mi ricordo più da cosa si inizia. Come sempre, location. Ci troviamo in Piazza Unità, è assolutamente meravigliosa, mangiate seduti vista piazza in una location super ariosa, molto bella, in un palazzo molto antico, ci piace molto. Noi abbiamo scelto il menù incontro che univa le due anime degli chef, quindi un'anima più carnivora con un'anima più marivora, con tutto ciò che viene dal Franci, marivora andava bene. Mi è piaciuto tantissimo l'air risotto, che è il piatto probabilmente più iconico di questo posto, ma anche tantissimo l'anguilla, il toast iniziale, i cocktail di apertura, le amuse-bouche, i formaggi con le marmellatine. Faccio fatica a trovare un piatto che mi sia piaciuto dessert, poco. Ragazzi, sul servizio nulla da eccepire, nel frattempo sto cadendo per terra. Sono stati tutti molto puntuali e precisi, abbiamo chiacchierato anche tanto con lo chef prima, durante e dopo. Ci è piaciuto moltissimo l'abbinamento vini. Vi direi che di conto abbiamo speso 582 euro per i due menù degustazione con l'abbinamento vini, coperto acqua e caffè. Ci sono state omaggiate diverse voci, le vedete nella clip che vi mettiamo relativa al conto, tra cui l'air risotto, se non erro i due cocktail e probabilmente qualcos'altro che così a memoria non mi ricordo. Ci vediamo sempre qui domenica prossima con un altro fantastico video, che tanto in questo momento non sappiamo bene qual è, ma fidatevi che arriva. Andiamo a perdere il treno, ciao!